Ciao bambini! Oggi parliamo della parola azione, quindi dei verbi. Bene bambini, pensiamo un po' a cosa fa il sole. Il sole splende, riscalda, illumina e tramonta. Pensiamo ora invece a cosa fa il bambino. Legge, gioca, dorme e studia. E invece cosa fa il cane? Abbaia, gioca, scodinzola e dorme. Queste paroline sono delle azioni. Quello che fa il sole, il bambino e il cane è un'azione. Un'azione è un verbo. Ora pensiamo ad un'azione per ogni nome. Il fiore sboccia. L'uccellino cinguetta. La maestra scrive. Le azioni spiegano che cosa fa una cosa, una persona, un animale. Bambini, senza i verbi le frasi non avrebbero senso. Per esempio, il bambino una torta, mio fratello a calcio. C'è qualcosa che non va. Proviamo ad inserire i verbi. Il bambino mangia una torta. Mio fratello gioca a calcio. Ogni azione è compiuta da qualcuno. La persona rappresenta chi compie l'azione. Io, tu, egli, noi, voi, essi. Facciamo un esempio. Mangiare. Io mangio, tu mangi, egli, ovvero lui, lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate, essi, loro, mangiano. I verbi possono raccontarci azioni al tempo presente, quindi che succedono ora, passato, che sono già successe, o futuro, che devono ancora succedere. Presente. Io mangio. Passato. Io ho mangiato. Futuro. Io mangerò. Bene bambini, per oggi è tutto. Ora prendiamo il quaderno rosso ed esercitiamoci. Un abbraccio, maestra Teresa.